Alle mie spalle vedete il cancello che introduce alla scuola Gian Battista Marino del quartiere di Ponticelli, la periferia di Napoli. Un cartello in cui viene avvertito agli studenti l'impossibilità di entrare a scuola, la sospensione delle lezioni, inagibilità dell'istituto, dovuto ad un raid vandalico in cui è stato praticamente distrutto di tutto, ma nulla è stato rubato. Un raid che si inserisce in un quadro di atti vandalici che si sono verificati in questi giorni in diverse scuole del circondariato. Tra l'altro la scuola era già stata colpita l'anno scorso. Le mamme sono furiose perché naturalmente chiedono il diritto allo studio per i propri figli e soprattutto sicurezza. Le abbiamo incontrate insieme al dirigente scolastico della scuola. Che cosa è successo? Per la vandalizzazione. È successo semplicemente che lunedì mattina ci siamo ritrovati un po' prima delle 8 a dover aprire la scuola e a trovarci una scuola disastrata, con banchi rovesciati, porte divelte, qualche vetro rotto, computer imbrattati, e insomma abbiamo trovato una situazione sicuramente non piacevole per noi come dirigenti, per gli insegnanti, ma soprattutto per i ragazzi che devono studiare. Insomma, hanno avuto un pessimo impatto con questa scuola. Nulla però è stato rubato. Rubato no, ma almeno da una prima indagine effettuata, anche perché questo edificio, che è di nuova competenza dell'IC70 Marino Santa Rosa, non aveva ancora al suo interno provveduto ad acquistare attrezzature nuove, mi riferisco alle nuove tecnologie. Mentre nella sede centrale abbiamo le LIM in diverse aule, ed è una scuola dal punto di vista delle nuove tecnologie che sta facendo dei progressi considerevoli, in questa scuola non c'è traccia ancora di LIM, lavagne interattive, ed è tutta come dire, un progetto. Noi, grazie alla Comunità Europea, ai progetti PON, riusciamo ad acquistare queste attrezzature. In questa scuola, quando me l'hanno consegnato, ho visto che non era stato fatto un discorso del genere, e quindi stiamo già provvedendo. E diciamo, malauguratamente o sfortunatamente, non hanno, come dire, rubato, perché non c'erano, paradossalmente, non c'erano ancora le attrezzature. È intervenuta anche la scientifica per dei rilievi all'interno della scuola e il tutto poi si inserisce in una situazione di raid vandalici che si sono verificati anche in altre zone. Sì, è intervenuta la polizia, abbiamo sporto regolare denuncia. In questa occasione particolare hanno ritenuto opportuno far intervenire la polizia scientifica. Primo, perché questa scuola è stata già vandalizzata, questo edificio, l'anno scorso, a novembre e in primavera. In primavera addirittura con una distanza di 3 giorni l'uno dall'altro, quindi tre, e adesso siamo a 4 volte. Nella stessa settimana, pare da notizie che si prendono anche dai giornali o dalla stessa polizia, hanno anche vandalizzato un istituto superiore a Ponticelli, un'altra scuola media a Barra e pare addirittura un'altra a San Giovanni. Evidentemente c'è qualcosa che non va in generale, e hanno ritenuto far intervenire la scientifica per fare indagini, credo, più approfondite, insomma. Incontriamo una delegazione delle mamme che accompagnano quotidianamente i propri figli qui alla scuola Marino. Un altro raid vandalico, voi siete stanche ma allo stesso tempo combattive. Stanche per quello che combinano, però non stanche di combattere, cioè perché ce la vogliamo riprendere, perché è nostra, è del quartiere e dei figli e non vogliamo più che succedano queste cose. Noi cerchiamo un aiuto agli organi competenti, visto che ci hanno abbandonato, ci hanno promesso come dal solito fanno e praticamente ci hanno abbandonato. Noi siamo combattive e quindi cerchiamo un aiuto alle persone più superiori di noi. Non sappiamo più cosa fare e non sappiamo più come comportarci. Sinceramente non vogliamo che comunque tutto questo accada perché è una priorità per i bambini, parliamo di bambini, visto che la scuola è d'obbligo e vogliamo i nostri diritti. Questo è quello che chiediamo.